De Luca si è fermato sotto un supermercato e ha preso un povero Cristo che chiedeva l'elemosina a Salerno e non a Napoli. Sì, quindi... un nigeriano. Un nigeriano, uno che chiedeva l'elemosina, lui lo ha perquisito, lo ha interrogato, ha chiamato la polizia, mi diceva che è corsa, e l'ha portato in caserma e poi finalmente l'ha fatto arrivare. Insomma, penso che De Luca sia il modello di Salvini. E... non ho parole. Penso che le parole sarebbero eccessive rispetto a una condotta di questo tipo. A un presidente della regione ti aspetti non che cerca di cavalcare un'onda nera per recuperare un consenso che non ha più. Da un presidente della regione ti aspetteresti risposte su come viene utilizzata la spesa pubblica, per come funzionano i trasporti, per come funzionano gli ospedali, per come dovrebbe aiutare gli enti locali a non stare nella sofferenza. Evidentemente si è reso conto e con un'operazione di questo tipo, andando in linea con l'onda nera, e potrebbe anche trovarsi bene con loro nel futuro, del resto anche nel passato, non è nuovo a queste uscite che devo dire sono davvero raccapriccianti.